Professoressa, credo che, visto che giorno siamo, lei abbia un certo allenamento con gli scrutini. Sì. E allora, mi dica la verità, dia un voto a questo progetto scuola-lavoro, non a quello di oggi, al progetto in generale in cui si trovano. Beh, darei un 8, con la cosa che nell'8 ci sono molte speranze di miglioramento ancora per il futuro della loro costituzione. Allo stesso tempo che siano pronte. Non so ancora giudicarlo perché di fatto anche i licei si trovano a volte persino impreparati, stiamo tutti sperimentando e siamo tutti molto felici di metterci alla prova di fronte a questa nuova esperienza che veniamo chiamati a fare. Sburlati, lei fa manager, le scuole sono preparate per questa che io definirei una rivoluzione del nostro modo di pensare? Ma io non lo so se le scuole siano preparate, quello che posso dire è e sono due considerazioni in base. Uno, facevo liceo anch'io e mi sarebbe piaciuto andare a vedere le aziende perché io ero perlomeno in quintero 5 anni distante dal primo lavoro che avrei fatto e quindi l'orientamento può essere fatto anche in questa maniera. La seconda considerazione, parlavamo prima di dispersione, è che io azienda oggi cerco delle competenze che non sono solo nei licei. Forse qualcuno che va ai licei oggi dovrebbe fare le scuole professionali e tornare a cucire o fare la modellistica, ci occupiamo di moda. Quindi queste sono le due considerazioni base. Non so dire se le scuole siano pronte, so dire che alcune aziende, anche le PMI, probabilmente lo sono, sia per aiutare i ragazzi ad orientarsi, sia per trovare. Nella vostra rete, invece, totalmente dall'altra parte alla professoressa, ma voi avete, questo progetto, avete dei ragazzi che sono già entrati in azienda? Allora, io rappresento Giulio Natta, è stato presentato come liceo scientifico opzione scienze applicate, ma all'interno del nostro istituto c'è anche l'offerta formativa del tecnico per meccanica, meccatronica, energia e materie plastiche. E quindi in effetti sono tantissimi anni che noi lavoriamo con Confindustria, abbiamo parecchie protocolli, abbiamo stilato negli anni precedenti protocolli d'intesa con aziende del territorio nell'ambito della plastica e quindi per noi è stato un valore aggiunto, no? Per questa risorsa che avevamo in precedenza. Nel liceo non era ancora stato sperimentato e quindi all'inizio, appunto quando si è parlato della legge 107, la mia dirigente ha presentato la legge 107, spontaneamente ci siamo riferiti a quell'esperienza. Quando tornano dalle aziende, che giudizio danno? Intanto sono estremamente motivati perché le dinamiche, i tempi, le risposte da parte dei ragazzi sono veramente eccitanti, cioè non può che esaltare le capacità dei ragazzi, quindi noi la appoggiamo pienamente. Franco, lei prima nel video ha detto, sono stata riassumo, ma mettere in contatto due realtà del territorio, che mi sembra un po' quello che ha voluto fare questo progetto, ma ci è riuscito? Sì, devo dire, noi siamo appena così, abbiamo appena finito un percorso di coprogettazione di un modello che ha visto protagonisti sia la scuola, i professori che noi azienda, con un grande impegno da parte anche dei nostri docenti interni come azienda, come Avio Aero, nel trasferire il know-how. I nostri ragazzi, quando lei li vede, hanno capito che bisogna aprirsi al resto del mondo? Ma direi sì. In questo momento da 3 giorni abbiamo in azienda Arianna e Sara, sono due ragazze che provengono dal liceo di Marie Curie di Collegno e durante i colloqui di selezione che abbiamo voluto fare, abbiamo voluto provare a simulare anche per mettere un po' alla prova, sono state sotto torchio 2 ore praticamente. Una delle domande formulate in maniera diversa per vedere se poi c'era coerenza nella risposta era proprio la loro propensione, la loro idea di vedersi all'estero. In un caso sono stato praticamente stoppato subito perché Arianna mi ha detto: io l'anno prossimo vado 6 mesi in Australia, quindi sei da Marie Curie, quindi 6 in totale.
ma a tutti i ragazzi chiariamo che devo, o in trasferta, come molti di noi facciamo, e io a 55 anni ho ricominciato, ma per alcuni vorrà dire anche proprio trasferirsi, quindi immaginare una vita. La protesi che hanno tutti quanti, cioè il telefonino, è ancora, un elemento di disturbo purtroppo, però questo siamo in raccordo con gli insegnanti. Ma secondo lei c'è spazio nelle aziende per tutte queste persone? Cioè, o il progetto rischia di restare un bel progetto ma teorico e poi i numeri sono pochi? Ma secondo me c'è spazio nella misura in cui quella categoria che abbiamo usato molto nei nostri focus group, che è stata contaminazione, non viene visto come dai due ambienti, come o nella sua valenza negativa, ma viene visto davvero come i due mondi che la scuola, per esempio, il liceo, che cessi di pensare di essere un hortus conclusus dove l'allievo si estranea dal mondo per prepararsi per poi entrare al mondo. Non c'è più questa idea, e l'azienda nello stesso tempo, nella misura in cui si rende conto che lo studente è davvero una risorsa. È vero, la società è liquida, i nostri ragazzi sono fluidi, scappano, trovano a volte delle sistemazioni o dei percorsi molto creativi ma anche molto diversi. E la scuola deve saper capire questi orizzonti, quel che io ho capito seguendo tutto il percorso, di cui veramente sono solo grato per quel che poi sono riuscito a dire a Dani e ai miei colleghi e per gli orizzonti che ci ha aperto. È proprio il fatto di capire che appunto l'alternanza scuola-lavoro è una sfida.